Non è ancora cambiato nulla. Ha aperto da un paio di giorni il nuovo mercato ortofrutticolo in Via delle Macchine a Marghera, che prende il posto di quello Mestrino di Via Torino. Si potrebbe sostituire il vetro, posare una moquette. Il sindaco Brugnaro pensa alla soluzione per risolvere il problema del ghiaccio sul ponte di Calatrava. Il giudice del lavoro conferma il licenziamento per l'ispettore a CTV che pubblicò le immagini di due ragazzi in intimità nel sottopasso del tram. Spettro, sciopero sul carnevale, procedura sospesa fino a lunedì, quando i vigili decideranno sull'agitazione. In ballo pattuglie solitarie, taglio degli stipendi e orari di lavoro. Oltre 200 bambini hanno sorriso grazie alla Befana di Rete Veneta, che per il terzo anno ha donato le calzette con tanti dolci. Eurocup si è sperato fino alla fine, ma la vittoria per l'Umana Reyer contro San Pietroburgo non è arrivata. Buona la prestazione oro granata. Una buona serata, un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. In apertura torniamo a parlare delle bonifiche a Porto Marghera, gli accordi e alle strette di mano. Purtroppo, come sempre, non seguono i fatti. L'accordo di programma era stato firmato a Roma esattamente un anno fa dal ministro allo sviluppo economico Federica Guidi, dal governatore Luca Zaia e dall'allora commissario del comune di Venezia Vittorio Zappalorto. All'epoca erano stati promessi 30 mesi di cantieri per bonificare le aree di Eni a Porto Marghera. Dei 153 milioni previsti, 103 doveva metterli lo Stato, i restanti la Regione e il Comune. Ma di soldi e tantomeno di cantieri non si è vista l'ombra, mentre la società che doveva occuparsi dell'operazione è stata recentemente costituita, ma non risulta aver ancora fatto nulla. Per il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, che afferma di non conoscere i motivi dello stop dal punto di vista legale e finanziario, è tutto a posto. I soldi, assicura, ci sono. Secondo l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, la situazione è complessa e legata al tema più generale delle bonifiche a Porto Marghera, che attendono di essere completate ormai da decenni. Occorre un ragionamento complessivo, sostiene l'esponente della Lega, il che non significa che non stiamo andando avanti. Il dossier è nelle mani mie del sindaco di Venezia, ci stiamo lavorando. Quanto al primo cittadino lagunare, a suo dire non esiste alcun ritardo. La scadenza per il rogito dei terreni è ad aprile, ricorda. Ci vedremo con Eni e chiuderemo sicuramente prima di allora. Porto Marghera è una priorità per questa amministrazione. Non tutto però è fermo a Marghera, e se di bonifiche finora si è solo parlato, agli altri progetti, come invece quello del mercato ortofrutticolo, sono invece diventate delle realtà. Ha aperto i battenti da un paio di giorni il nuovo mercato ortofrutticolo di Via delle Macchine a Marghera, che prende il posto di quello Mestrino di Via Torino. Nei 20.000 metri quadri della nuova struttura lavorano 11 aziende per un totale di circa 170 dipendenti. Smerceranno ogni anno 400.000 quintali di frutta e verdura, gran parte dei quali diretti a Venezia via acqua. È una grande battaglia vinta da Venezia contro il pessimismo che purtroppo questa città ha sempre avuto in questi ultimi anni. Ed è una sfida che noi possiamo, secondo me, prendere spunto da questa sfida vinta, che è quella del mercato ortofrutticolo della città, perché certamente ci davano per spacciati. Davano Venezia Mestre spacciata su questo aspetto, invece abbiamo una delle strutture più efficienti di tutto il Veneto. Soddisfatti gli operatori, che per anni avevano temuto di essere costretti a lasciare la città dopo la notizia della chiusura del MOF di Via Torino e la proposta inaccettabile di trasferimento a Fusina. E Venezia per noi è fondamentale. Riteniamo di essere l'unico mercato, oltre ad avere una banchina, ma anche di essere l'unico mercato a poter garantire a una città importante come Venezia della qualità e della merce fresca fino dalle 5 del mattino. Oltre al mercato all'ingrosso, la struttura sarà aperta agli acquisti dei cittadini ogni giorno dalle 8.30 di mattina. A completare la riqualificazione di una zona nota negli ultimi tempi, soprattutto per episodi di degrado e microcriminalità, anche l'inaugurazione dell'unico punto di ristoro della provincia, aperto 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. Le più brutte cose venivano fatte qui in termini sociali, la prostituzione, gli spacci, eccetera. Adesso, con questa presenza, dove che ci sono centinaia di operatori che operano avanti e indietro durante tutta la notte, queste cose qui saranno sicuramente attenuate, e questa è una cosa importantissima per Marghera, perché noi abbiamo sempre detto: dove c'è gente, dove ci sono attività commerciali, la città vive; dove queste non ci sono, la città è in balia delle cattive persone. Dal problema del ghiaccio al malfunzionamento dell'ovovia al ponte di Calatrava è al centro di importanti decisioni da parte dell'amministrazione comunale.
Da anni ormai il ponte di Calatrava alle porte di Venezia è al centro di discordie, proteste e discussioni. Come dimenticare lo sketch andato in scena alcuni inverni fa, quando un gruppo di veneziani muniti dell'attrezzatura da sci hanno voluto evidenziare le difficoltà che si incontrano quotidianamente per chi attraversa il ponte nei mesi più freddi dell'anno. Eppure, nonostante le numerose segnalazioni, oggi nel 2016 la struttura si presenta ancora con vere e proprie lastre di ghiaccio che rendono a dir poco scivoloso, spesso pericoloso, l'attraversamento. In realtà anche gli altri ponti della città si ghiacciano, ma mentre in questi casi basta il sale, per quello di Calatrava non è una soluzione adottabile, si rovinerebbero le lastre. Per risolvere un problema che affligge residenti e pendolari da tempo, il sindaco Brugnaro ha pensato che si potrebbe cambiare il vetro. Le difficoltà create dal ghiaccio sono reali, ha dichiarato. Il sale non si può mettere sulle lastre, le rovina e anche la soluzione delle passerelle non funziona. Piuttosto andrebbero messe delle striscioline antiscivolo e lì sopra un'altra protezione contro il ghiaccio, una sorta di moquette, spiega, specificando che ovviamente sono necessarie tutte le verifiche del caso. Intanto stiamo disponendo cartelli per segnalare che il vetro del ponte può essere scivoloso, continua Brugnaro, mentre pensa a risolvere anche un altro problema, quello dell'ovovia, sempre guasta. L'ultima idea è di inserire due ascensori ai lati del ponte, evitando che l'ovetto scenda a terra, essendo questo uno dei punti più delicati del dispositivo. I costi però sono troppo elevati. La soluzione più semplice sarebbe quella di prendere atto dell'impossibilità di far funzionare l'ovovia in sicurezza, ma si aprirebbe una partita infinita con la Corte dei Conti, che sta già indagando sul raddoppio dei costi del dispositivo. E intanto l'ovovia è ferma da mesi. E questo è il quesito al centro del TG Linea Aperta che abbiamo pensato di proporvi. Secondo voi è giusto togliere il vetro dal ponte di Calatrava? Potete dirci la vostra opinione attraverso un sms, un'email, un fax, una telefonata, i numeri e gli indirizzi che vedete scritti in sovrimpressione. I vostri messaggi li leggerete al termine dei nostri telegiornali serali. Ghiaccio proprio ovunque, non solo sul ponte di Calatrava, ma anche su strade, marciapiedi e incroci. È stata una mattinata da dimenticare anche sul fronte della viabilità. Numerosi gli incidenti che si sono verificati il più delle volte per il manto stradale scivoloso, più che altro fuoriuscite autonome o tamponamenti a velocità ridotta. I vigili del fuoco sono intervenuti a Caorle per un'auto finita fuori dalla carreggiata, ma gli scontri tra Jesolo, Cavallino ed Eraclea non si contano nemmeno, così come quelli registrati nel territorio di Chioggia. È stata una mattinata difficile in realtà anche per chi non si è messo al volante, perché a causa delle temperature rigide la linea aerea del tram si è ghiacciata e dunque per questo motivo CTV è stata costretta a far intervenire gli autobus sostitutivi per le prime ore del servizio, finché un po' di sole, quel poco che si è visto in mattinata, non si è potuto sciogliere il ghiaccio. Ed ora nel prossimo servizio altre brevi notizie dai comuni del veneziano. Mestre, nessuna possibilità di essere reintegrato. È la decisione del giudice del lavoro di Venezia, che dà ragione ad ACTV per l'aver licenziato per giusta causa il dipendente che qualche giorno prima del Natale 2014 aveva immortalato col cellulare le immagini di videosorveglianza che riprendevano due ragazzi, tra cui una minorenne, in atteggiamenti intimi nel sottopasso del tram. Il caso scoppiò a marzo, quando il video, dopo essere passato per molti profili WhatsApp, è finito in rete, giungendo non solo ai diretti interessati, ma anche ai loro genitori. Da lì scattò un'indagine interna all'azienda, fino alla decisione definitiva del giudice. Jesolo. Un 29enne marocchino ha occupato un alloggio vacanza, convinto di farla franca in assenza dei proprietari, ma un residente ha segnalato alla polizia che una tapparella era stranamente alzata. Una volta nell'appartamento gli agenti hanno trovato l'intruso, che ha cercato di scappare, ma è stato fermato e condotto in commissariato. Al termine degli accertamenti è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale, furto di corrente elettrica, ricettazione, danneggiamento e invasione di fabbricati. Per lui anche un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Venezia. Non solo non era in regola col permesso di soggiorno, ma avrebbe dovuto scontare 10 mesi di reclusione per spaccio. Venezia. Brutta sorpresa in Campomanin. I residenti hanno trovato gli occhi del leone colorati di rosso. La fotografia è stata pubblicata sulla pagina Facebook di Venezia.com, ma è difficile che qualcuno abbia visto i vandali in azione. Per chi ha trovato il leone in quelle condizioni si è trattato di una triste scoperta.
veramente non capisco che senso abbia imbrattare un monumento, fa notare un utente condannando il gesto. Aleggia lo spettro dello sciopero sulla Carnevale di Venezia, iniziative congelate però fino a lunedì, giorno in cui è indetta un'assemblea sindacale unitaria per informare i lavoratori della polizia locale su quanto emerso all'incontro in prefettura avvenuto in mattinata. Il malcontento continua a serpeggiare tra i rappresentanti del DICAP che parlano di diverse questioni ancora da risolvere, a partire dalla pattuglia monooperatore composta da un solo agente che comporta mancanza di tutela nei confronti dei cittadini e degli operatori. Secondo la prefettura, l'amministrazione comunale ha manifestato l'intenzione di riavviare il dialogo sindacale in vista di un percorso costruttivo, tanto che il sindacato ha deciso di sospendere la procedura di conciliazione appunto in attesa dell'assemblea di lunedì. Siamo ora allo sport. Con il basket si è sperato fino alla fine per la vittoria, ma l'Umana Reyer alla fine ha dovuto cedere all'avversario. Una partita intensa in cui gli Oro Granata hanno dimostrato la loro determinazione, le loro capacità, riuscendo a mettere in seria difficoltà l'avversario, che però alla fine l'ha spuntata. La partita di Eurocup contro San Pietroburgo per l'Umana Reyer si è infatti conclusa 84-86. È una signora squadra con giocatori importanti, quindi complimenti a loro. Da parte nostra c'è un po' di rammarico, perché comunque credo che abbiamo disputato una buona partita, viste anche le condizioni in cui ci siamo presentati. Al di là dell'assenza di Pero. Nonostante le difficoltà, infatti, i ragazzi di coach Recalcati hanno iniziato molto bene, con Bramos che ha aperto con una tripla. Quasi fino alla fine la vittoria sembrava ormai nelle mani di Venezia. C'è un po' di dispiacere, perché credo che nel terzo quarto l'inerzia della partita era girata decisamente nelle nostre mani. Riuscendo a fare quelle cose, soprattutto in difesa, che ci eravamo un pochino prefissati all'inizio della partita, seguendo un po' il piano partita. Poi devo dire che la qualità comunque degli uno contro uno dei giocatori di San Pietroburgo è venuta fuori. Resta l'amarezza per una partita giocata bene, ma che non ha dato il risultato sperato. È una sconfitta in casa, quindi è una sconfitta tra virgolette importante. Sapevamo che San Pietroburgo era una squadra forte, l'abbiamo affrontata però credo nel modo giusto. Niente, adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare alla prossima partita. Sono oltre 200 i bambini che ieri insieme alle loro famiglie hanno sorriso grazie alla Befana di Rete Veneta. Guardate! Ah, ciao a tutti! Ciao a tutti! Eccola la Befana friulina, arrivata dall'Alta Carnia direttamente nella sede trevigiana di Rete Veneta, appuntamento che si rinnova per il terzo anno consecutivo e che per questa epifania ha visti premiati 250 bambini e ragazzi. Ciao, ciao! Come si dice, grazie, un bacino! Quasi 200 le calze distribuite, con i dolciumi e bonbon per grandi e piccini, anche tantissimi regali per tutti, frutto delle donazioni dei telespettatori di Rete Veneta, come le 15 biciclette fornite gratuitamente dalla ditta Clips della famiglia Ginetto. Francesco, tu hai scelto il trattore per te o un pensiero? Per mio fratellino. Il tuo fratellino, tu cosa hai preso? Una bici molto bella. Ne avevi bisogno, di senza? Sì, ero senza. Grazie. Ragazzi e bambini premiati direttamente dai volontari del banco in base al criterio delle famiglie più meritevoli. E chi non ha potuto ritirare la bici con la Befana lo potrà fare, puntualizza la nostra Mirella, recandosi direttamente al banco. Perché è giusto assegnare le biciclette a chi aveva fatto richiesta alle famiglie e ai bambini che la volevano. Con le bici, i peluche, le macchine elettriche a pedali, passeggini giocattolo e ancora costruzioni, strumenti musicali, libri, insomma regali che i bimbi in altre circostanze non avrebbero mai potuto ricevere. Sei contenta di quello che hai ricevuto? Sì. Come ti chiami? Valentina. È il primo regalo della Befana che prendi? Sì. Questo. Non è passato stanotte a casa? Una grande festa con la Befana di Rete Veneta che con i bimbi ha premiato anche i genitori con panettone e dolcetti vari. Noi siamo grati per questa vostra accoglienza. È veramente qui c'è tanta solidarietà. Aver fatto la Befana vuol dire aver fatto sorridere i bambini. Ecco, un momento di serenità, di allegria.
Venezia torna ad essere protagonista cinematografica, al via infatti le riprese per The Young Pope, serie televisiva diretta dal regista premio Oscar Sorrentino. Una settimana di ciak tra canali in Piazza San Marco e nei palazzi storici, con davanti alla macchina da presa un cast davvero stellare, tra i protagonisti Jude Law nei panni di un giovane papa, Diane Keaton e addirittura Silvio Orlando, quindi anche una presenza italiana. Sui movimenti degli attori si sa che ci sarà Jude Law tra il 12 e il 14 gennaio a Piazza San Marco. Intanto il sindaco Brugnaro ha annunciato che vedrà Sorrentino nei prossimi giorni, con l'intenzione di voler incontrare anche eventualmente gli attori che saranno in città. Ed ora vediamo quale sarà il livello della marea domani a Venezia. Previsione di venerdì 8 gennaio alle 3.15 un livello minimo di 20 cm, mentre alle 9.05 uno massimo di 95. Alle 16.05 minimo di meno 15, in serata alle 22.40 un livello massimo di 70 cm. E vi ricordo questa sera alle 21.05 l'appuntamento con Focus e i veneti schiacciati dalla crisi. In studio, insieme al direttore Bacialli e a Mirella Tuzzato, ci saranno gli ospiti e le storie che racconteranno le persone in difficoltà, e poi il Banco Solidale con tutte le novità e la consegna dell'assegno della settimana. Prima di salutarci, vi ricordo che vi lasciamo alle immagini del presepe che è stato realizzato a Olmo di Martellago da Lucio Barbato e Stefania Simon. Vi auguro una buona serata.